In questo video parliamo di un calciatore che se ne va e di un calciatore che viene praticamente. Incominciando dal calciatore che se ne va, che è Golden Eagle, già comunque era già praticamente fatta da qualche giorno questa operazione di mercato, cioè Golden Eagle al Cagliari, solo che è stata un po' bloccata, mettiamolo così, perché Golden Eagle è stato positivo al Covid, poi ora è diventato negativo e quindi ora è libero di andare al Cagliari. Penso che molto facilmente abbiamo fatto bene a vendere a Golden Eagle, questo sicuramente perché ho visto le statistiche che finora avevo giocato in una partita qualche spezzettone, ma niente di che, quindi poi comunque se mi ricordo bene l'anno scorso ne ho fatto tutte queste gran presenze, anzi in realtà da quando è arrivato a Sassuolo non mi ricordo benissimo quante presenze ne ha fatte, però secondo me non ne ha fatte tantissimo, quindi è un po' giusto venderlo. Quindi ora comunque spero che al Cagliari abbia più continuità, ovviamente spero che faccia bene. Poi ovviamente quando ci sarà la partita di Coppa Italia, perché ci ricordiamo che la prossima settimana appunto ci sarà Cagliari Sassuolo, Sassuolo Cagliari, sinceramente non mi ricordo, di Coppa Italia, quindi per quella partita se giocherà, spero che giocherà male, ma solo per quella partita, solo per sportività. Poi il resto gli auguro tutto il bene del mondo e che comunque ci faccio un po' ricredere a questo Sassuolo. Poi l'altro giocatore che praticamente abbiamo preso, perché comunque farà le visite mediche venerdì, quindi non è ufficiale ma quasi, è Emil Ceide, classe 2001, norvegese. Come ho capito è un esterno. Io guardando qualche video qua e là ho visto che sa utilizzare più o meno tutti e due i piedi, quindi buono. È una specie di Boga, perché ho visto che comunque nell'uno contro uno è infermabile. Infatti nei video ci sono sempre due su di lui, e appena ce n'è uno se lo mangia subito, quindi tanta roba per questo giocatore. Poi ho visto anche che gioca molto con la squadra, è vero che comunque la squadra norvegese oppure il campionato norvegese non sarà mai come il Sassuolo oppure come il campionato di Serie A. Però l'ho visto molto che passava la palla, che faceva assist e tutta questa roba qua, che certe volte comunque ho visto anche che faceva anche dei recuperi in difesa, quindi tanta roba, faceva assist. È vero che non bisogna focalizzarsi solo su quello che vediamo su YouTube, perché tutti diventano dei fenomeni. Però sicuramente un bel giocatore, questo bisogna dirlo, però bisogna vedere quanto tempo ci mette ad ambientarsi. E poi spero sinceramente che, visto che un po' tutti e anch'io l'ho un po' paragonato a Boga, spero che non abbia la testa di Boga, perché forse Boga, visto che è arrivato a Sassuolo dal Chelsea, pensa di essere chissà chi, e poi alla fine sappiamo tutti quanto è come è andata a finire. Quindi se questo giocatore no, si concentra solo sullo Sassuolo, non pensa ad altro, pensa solo a migliorare, molto semplicemente ci farà molto comodo. Poi è vero che questo per ora è uno sconosciuto, possiamo dire, perché a parte chi gioca alle carriere di FIFA, perché ho già ho
Ho già letto che chi gioca le carriere di FIFA prende quasi sempre questo giocatore perché c'è un potenziale altissimo, poi il resto quasi nessuno lo conosce. Quindi ora vediamo come andranno le visite mediche venerdì per questo calciatore e poi comunque vedremo quando effettivamente si potrà aggregare al gruppo e almeno così abbiamo un esterno che abbiamo un esterno e non possiamo più, diciamo, adattarci un altro giocatore come poteva essere Raspadori, come poteva essere vabbè, comunque altro De Frel, Juricic, tutta questa gente. È vero che anche Juricic ormai credo che anche lui sia al fanile di coda, però questa è un'altra storia. Però ora vediamo questi due giocatori, uno al Cagliari e uno che viene a Sassuolo, cosa faranno. Ovviamente spero ovviamente che l'esterno che viene faccia bene e niente, fino alla fine sempre forza Sassuolo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!